Bene, ciao ragazzi, siamo ancora qui a fare un focus sul Galaxy Note 3. Questa volta vogliamo vedere l'utilizzo con una sola mano. Per attivare le feature con una sola mano, basta andare in impostazioni, controlli e uso con una mano. Per esempio, utilizziamo il focus pulsanti tastiera e chiamata. Quindi proviamo ad andare, scusatemi, e attiviamo anche tastiera Samsung. Quindi proviamo ad andare a fare due cose. Uno, a utilizzare il telefono. Vedete come la tastiera si è rimpicciolita e si è spostata da questo lato. Premendo questa freccia, praticamente, se sono mancino, riesco ad utilizzarlo anche dalla parte sinistra. E quindi direi che da questo punto di vista è molto più facile utilizzare la tastiera per chiamare. Stessa cosa praticamente può essere fatta invece nei messaggi. Posso andare qui e vedete come praticamente la tastiera mi sia spostata tutta verso destra oppure verso sinistra, a seconda che sia mancino o destro. Poi inoltre posso andare allora sulla tastiera, scegliere che la tastiera sia fluttuante. Qui non so, magari la sposto sopra, la sposto sotto, dove mi pare. Scusate, mi sono uscito forse fuori fuoco. Un attimo che allargo un pochino. Ecco. E posso scegliere quindi dove andare a mettere la tastiera, oppure riclicco sopra e riscelgo la tastiera appunto normale, classica, quella del Note 3. E inoltre, poi, tornando sempre nelle famose impostazioni, uso con una mano. Togliamo tutto quanto, c'è la possibilità di usare anche la calcolatrice con una mano sola. Quindi vado in calcolatrice, vedete come la calcolatrice mi si sposti sul lato destro, sul lato sinistro, in base a come io voglio. L'ultima feature che secondo me è davvero rivoluzionaria da questo punto di vista, può essere molto molto utile, è non tanto il fatto che ci si possa spostare una volta o magari, cioè nel senso può succedere che alle volte voglio utilizzare la tastiera con una mano, una volta con due, devo stare a cambiare, altre volte voglio utilizzare la tastiera o magari altre applicazioni che non mi permette di utilizzarla con una mano sola, allora posso praticamente fare questo gesto. Ok, non capisco perché ora non me lo faccia, prima l'ha fatto subito, vediamo un po' se magari mettendolo così riesco a farlo attivare, ecco, così sì. Praticamente ci permette di vedere il telefono, questa è la massima grandezza, su uno schermo rimpicciolito, poi posso andare a cambiare le dimensioni. Più piccolo lo posso spostare, lo posso mettere da quest'altra parte se magari sono sinistro, lo posso anche attivare dall'altra parte se magari sono mancino e mi permette quindi di andare a spostare il telefono e scegliere poi naturalmente in base alla mia, come voglio io in sostanza, qual è la dimensione più corretta. Quindi ci permette di usare la tastiera con una sola mano, quindi tranquillamente, o anche addirittura con due come sto facendo, ma magari ecco, facciamo con una mano sola, visto che sapeva scrivere con due. Scrivo una cavolata, non state guardando quello che sto scrivendo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi direi buona questa particolarità. Abbiamo anche i tasti indietro, menu e volume messi qui sotto. Ve li faccio vedere, magari da lontano non si vedevano. Direi quindi particolare e utile questa funzionalità. Direi quindi per questo focus sull'utilizzo con una sola mano è tutto. Un saluto a tutti quanti, gli amici di Android Blog e di Egimobile.com. Ciao!